Il pareggio elettorale fra PSOE e PP alle ultime elezioni in Spagna rende difficile un esecutivo nel mezzo del semestre di presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione Europea. Maltempo estremo sulla Svizzera, raffiche di vento fino a 217 km/h hanno causato una vittima e decine di feriti alla Chaux-de-Fonds, ingenti danni. Il pareggio elettorale fra PSOE e PP alle ultime elezioni in Spagna rende difficile un esecutivo nel mezzo del semestre di presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione Europea. Israele, approvata la prima parte della riforma della giustizia. Democrazia in pericolo, denuncia l'opposizione. Scontri e arresti nella notte. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha detto che il paese è in guerra contro le fiamme, che hanno costretto all'evacuazione 30.000 persone dall'isola di Rodi, mentre gli incendi, alimentati da forti venti e alte temperature, stanno interessando gran parte del paese. L'Unione Europea sta inviando aiuti per risolvere la situazione, ma il primo ministro ha dichiarato al Parlamento che il paese deve rimanere in costante allerta. Le immagini satellitari dell'isola di Rodi mostrano i danni provocati dal fuoco. Molti turisti stanno ancora cercando di tornare a casa con i voli di evacuazione, mentre i lavoratori stagionali temono di rimanere senza lavoro. E intanto bruciano anche Eubea e Corfù. Le isole stanno cercando di tenere sotto controllo le fiamme, ma hanno già dovuto organizzare evacuazioni parziali. Il caldo continuerà anche nei prossimi giorni e i governi sconsigliano di viaggiare, soprattutto nelle aree in cui il rischio incendi è più alto. Kos è tra le isole più popolari della Grecia, accoglie 1.300.000 visitatori ogni anno, ma le autorità locali temono che in futuro il caldo scoraggerà i turisti. Gli agricoltori e produttori locali stanno già sperimentando le conseguenze della crisi climatica. Grave siccità, temperature più alte e meno pioggia. Oltre 40 gradi, i fiori degli olivi non sopravvivono. Inoltre, gli inverni miti riducono il tempo di esposizione al freddo degli alberi, necessario per la crescita sana delle piante. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πολύ σημαντικά την παραγωγή του ελαιολάδου, όχι μόνο στο νησί, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Να περιμένουμε την χρονιά η οποία έρχεται, περιμένουμε μια παραγωγή της τάξης του 30 στις καλύτερες συνθήκες, στο 40% της περσινής παραγωγής. Και αυτό οφείλεται καθαρά στην κλιματική αλλαγή. Gli apicoltori sono alle prese con gli stessi problemi. L'inverno mite inganna le api, gli insetti credono che sia primavera e non riposano. E anche i fiori anticipano il loro ciclo vitale. Poi c'è il problema del tempo instabile. Fetos που έχουμε λίγο τρελό καιρό, βλέπουμε ότι έχουμε επιπτώσεις. Φαίνονται τώρα που ξεκίνησε η παραγωγή. Είχαμε πολύ βροχή σε λάθος στιγμή, πολύ ζέστη τώρα και βλέπω ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Στην ποσότητα αρχικά, η ποιότητα θα την ελέγξουμε μετά. Negli ultimi anni, i viticoltori di Kos hanno cercato di far conoscere il vino dell'isola anche all'estero, ma la crisi climatica è un serio ostacolo. Le alte temperature cambiano la composizione chimica dell'uva e abbassano la qualità del vino. Η κλιματική αλλαγή όντως ακουμπάει το αμπέλ και όχι μόνο στην ΚΟ, παντού. Όμως οι καλλιεργητικές τεχνικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι βασικό πλεονέκτημα που μας δίνεται και είναι το βασικό, ουσιαστικά το βασικό εργαλείο που έχουμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην κλιματική αλλαγή. Γνώση και πολύ πολύ προσοχή στο αμπέλ. Κρασί, ελαιόλαδο, μέλι και αλόι. Η παραγωγή αυτών των προϊόντων ήδη βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ ανησυχούν πως τα επόμενα χρόνια θα επηρεαστούν τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των αγαθών που παράγει το νησί. Από την ΚΟ για το Euronews, Απόστολος Στάικος.
Da una parte le bombe russe, dall'altra un muro di restrizioni. Kiev protesta contro la possibile decisione dell'Unione Europea di estendere le restrizioni sulle esportazioni del grano ucraino per proteggere gli agricoltori di Polonia, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Romania. Абсолютно неприпустимо і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи. Da quando Mosca si è ritirata dagli accordi sul grano, ha colpito silos e strutture portuali ucraini, minacciando le navi in transito sul Mar Nero. Netta la condanna degli Stati Uniti. The Kremlin's actions, including its suspension of its participation in the Black Sea Grain Initiative, have caused serious volatility to food prices, which will hurt impoverished and hard-hit areas of the world the most. We urge Russia to stop targeting food supplies and to return to the Black Sea Grain Initiative immediately. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha ricordato le conseguenze per i paesi poveri. In una settimana il prezzo del grano è salito del 14%, quello del mais del 10%. Se non è un pareggio, poco ci manca e non serve a nessuno. Alle ultime politiche anticipate in Spagna, i popolari finiscono primo partito per qualche decimale. La sconfitta di misura potrebbe quindi salvare la poltrona del leader socialista Pedro Sánchez, che aveva deciso di tornare alle urne, visto sia lo stallo politico che l'avanzata dell'opposizione di destra in tutto il paese alle ultime amministrative. La vittoria risicata dei popolari sembra legata al leader Alberto Núñez Feijóo, che non piace, non tanto come Isabel Díaz Ayuso, combattiva presidente della Comunità di Madrid, una sorta di governatrice regionale. Si annunciano mesi di negoziati durissimi. Il prossimo 17 agosto le Cortes, il Parlamento spagnolo, dovrebbero esprimersi una prima volta sul capo del governo e non è detto che Sánchez o Feijóo riescano a imporsi. Impossibile per ora un esecutivo che non sia di coalizione. Il problema sono i compagni di strada. A destra i post-franchisti di Vox hanno perso voti, ma sarebbero necessari ai popolari, anche se negli ultimi mesi hanno attaccato proprio i popolari. A sinistra la musica non cambia. Fondamentali per ora appaiono gli indipendentisti catalani di Puigdemont, leader per ora riparato in Belgio, inseguito dalla magistratura spagnola. Se entrasse nel governo, però, le carte potrebbero rimescolarsi. In mezzo a questo impasse c'è il paese, che avrebbe bisogno di un governo facente funzione proprio nel semestre di presidenza europeo della Spagna. La Russia ha massicciamente bombardato con droni kamikaze i porti ucraini di Izmail e Reni sul fiume Danubio, a poche centinaia di metri dal territorio di un paese membro della NATO, la Romania. Si tratta dell'attacco più vicino a territori dell'Alleanza Atlantica dal febbraio 2022. A Bucarest dicono che per ora non ci sono pericoli. Almeno 7 i feriti dell'attacco, molte le infrastrutture portuali distrutte. Alcune navi ucraine hanno chiesto e ottenuto protezione e si sono rifugiate nelle acque rumene. Adunate acum, practic, rămășițele de la explozie, da, din dronă. Din... Am mai adunat, așa mai sunt. Asta a fost căzută, dar a avut o grămadă de capașii de ăsta înalte și au ținut-o să nu cadă în apă de tot. De pe barja lui a colectat niște obiecte despre care spune că da, nu aveau cum să ajungă acolo decât în urma exploziilor. Spun membrii echipajului că acest material foarte subțire ar putea să fie chiar partea unei drone care a căzut la câțiva metri distanță de barja pe care o coordona. Ce sunt? Cele 6 nave, după consumarea atacului, au contactat Port Control Galați și au cerut permisiunea de a intra în apele naționale românești. S-a găsit ca și soluție posibilitatea ancorării la malul drept în zona Mile Marine 74. Toate cele 6 nave sunt la ancoră, sunt în siguranță. Malgrado le rassicurazioni delle autorità, i rumeni sono comunque inquieti. S-a auzit, ca și cum ar fi să explozi la furnal, că s-a mai întâmplat. Nu cred că ar trebui să se întâmple așa ceva, în primul rând. Iar dacă se va extinde chestia asta, să ne ferească bun Dumnezeu, ce să zic altceva. Din
bine valorile structurilor cu responsabilități din Ministerul Apărării Naționale, nu rezultă la acest moment posibilitatea unor amenințări militare directe la adresa teritoriului național, spațiului aerian sau apelor teritoriale ale României. L'Ucraina ha quattro porti sul Danubio. L'attacco dei droni kamikaze si è protratto per quasi quattro ore. Le proteste contro la riforma della giustizia sono proseguite fino a tardi nella notte israeliana, con scontri e numerosi arresti. L'emendamento impedisce alla Corte Suprema di annullare le decisioni del governo ritenute irragionevoli. Lunedì, dopo l'approvazione in Parlamento, l'opposizione ha abbandonato l'aula. La riforma dà troppo potere al governo e costituisce una minaccia per la democrazia, è la loro denuncia. In serata il primo ministro Benjamin Netanyahu ha parlato al paese. Per gli oppositori l'approvazione segna una svolta autoritaria che aiuterà il primo ministro Benjamin Netanyahu, accusato di corruzione, a risolvere i suoi problemi giudiziari. Altri avvertono che la riforma strizza l'occhio agli ultranazionalisti al governo e faciliterà l'annessione di alcuni o tutti i territori occupati.